favorevole del gruppo di Scelta Civica alla norma in esame. Grazie, deputato Monchiero. E ora la parola al deputato Rondini, prego. Sì, grazie Presidente. Negli ultimi tempi si è notato un incremento generale di atti violenti indibinatori, atti di bullismo nelle scuole di tutto il Paese, che sono sfociati anche in tentati omicidi, suicidi e problemi psicologici semi-irreversibili da parte di chi li subisce. Un fenomeno che non può essere considerato semplicisticamente come una bolla mediatica. Pari al 49,9% del totale, di fatti, risulta la quota di famiglie che segnala il verificarsi di prepotenze di diverso tipo, verbale, fisico, psicologico, all'interno delle classi frequentate dai propri figli, con una diffusione che risulta elevata in tutti gli ordini di scuola e particolarmente nella scuola secondaria inferiore, dove raggiunge il 59% delle classi. Questo fenomeno, inoltre, riteniamo non possa essere assolutamente slegato da quello denominato cyberbullismo o bullismo informatico. Il cyberbullismo è un fenomeno da un lato relativamente nuovo, ma dall'altro lato figlio di un atteggiamento radicato da tempo nella nostra società. Il progresso tecnologico, purtroppo, non è stato accompagnato da un progresso culturale mirato a far maturare un giusto e responsabile utilizzo delle nuove tecnologie che oggi quel progresso ha messo a disposizione anche di chi di quelle tecnologie si avvale per portare avanti il proprio atteggiamento. La pericolosità del bullismo è data soprattutto dalla pervasività e dalla sua forza trainante, in quanto fa leva su alcuni aspetti che caratterizzano sia l'età adolescenziale sia la nostra epoca. Un generalizzato disagio epocale causata dalla perdita di solidi punti di riferimento, la debolezza etica del tessuto sociale, un futuro poco promettente. Questa minaccia pesa sulla scuola mettendo a rischio l'ambiente educativo, ma pesa anche sull'intera società che ne è corresponsabile e che quindi ha il dovere di sostenerla in questo difficile impegno. Le cause di ciò che è accaduto devono essere individuate al fine di comprendere meglio il fenomeno e vanno rintracciate anche e soprattutto in una sistematica rinuncia ai riferimenti valoriali nell'istituzione della scuola, nella continua aggressione verso l'istituto della famiglia, nella diffusione ideologica di una visione della vita volta a rinnegare le radici culturali e tradizionali delle nostre comunità e nella continua propaganda del pensiero relativista che ha creato nelle giovani generazioni uno stato di confusione permanente dove diventa dote personale la capacità di distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Elementi e cause che minano le fondamenta della comunità, intesa come lo spazio geometrico degli affetti, retta da una tavola di valori condivisa da chi quella comunità compone. Il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali che rappresentavano le fondamenta, ripeto, di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei propri figli quale bene primario. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va contrastato con energia, con provvedimenti mirati e specifici, volti a sviluppare una giusta modalità di intervento partendo in primo luogo dalla conoscenza del problema e dalla formazione degli educatori. La famiglia e la scuola sono certamente i primi ambiti dove i bambini e i giovani possono conoscere il valore e il senso della partecipazione e il rispetto degli altri. È doveroso ribadire che al fine di realizzare un sistema che funzioni è necessario che vi sia la tutela dei diritti dei minori, ma anche la tutela delle famiglie in cui i minori sono inseriti. La frantumazione dell'istituto familiare in una comunità sempre meno capace di farsi carico della crescita sana dei bambini è il primo fattore che pone i giovani adolescenti in una condizione di precario equilibrio ed estrema fragilità, rendendoli soggetti a rischio. La capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto. La possibilità di disporre di competenze e risorse non solo economiche è essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere le potenzialità. Una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società senza futuro.
Bene, queste brevi considerazioni per consegnare all'Assemblea l'intenzione di voto della Lega Nord al provvedimento in esame, convinti che fenomeni come il cyberbullismo vadano contrastati con energia, che sia utile sviluppare forme di controllo necessarie per prevenire e norme per reprimere il fenomeno atte a garantire una giusta modalità di intervento. E questa pare, ripeto, essere la direzione della proposta. Ma tutto ciò deve essere accompagnato da una reale ed effettiva tutela dell'istituto della famiglia e da un rilancio della funzione educativa della scuola che, per usare un eufemismo, fatichiamo a scorgere nell'operato di questo governo. Azioni di prevenzione che produrrebbero anche l'effetto di prosciugamento del brodo di coltura dove crescono quei fenomeni di deviazione oggetto di questo intervento legislativo. Concludo dicendo che al netto del nostro voto contrario sul primo articolo, voto motivato dal fatto che il testo uscito dall'esame del Senato sul quale la Lega Nord aveva dato voto favorevole è stato profondamente modificato nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni seconda e dodicesima alla Camera. Una sorta di ansia descrittiva pare abbia afflitto la maggioranza che con alcuni emendamenti è andata a modificare il testo del primo articolo, rendendolo ridondante, inutile e forse dannoso. Questo è il motivo per il quale abbiamo sottoscritto, ad esempio, l'emendamento del collega Palmieri, che cercava di rendere il testo meno analitico e più sobrio, restituendogli la forma che aveva quando ci è giunto dal Senato. Bocciato l'emendamento, per noi il primo articolo non poteva raccogliere il nostro favore. Dunque, pur condividendo lo spirito e la buona volontà che hanno animato la discussione, riconoscendo che il legislatore abbia il dovere di normare in materia, rimaniamo convinti che il testo debba essere modificato, eliminando in particolare quelle parti alle quali ho fatto riferimento, e ci auguriamo che questo lavoro venga svolto al Senato e consegniamo all'Aula un'intenzione di voto di astensione da parte della Lega Nord. Grazie. Ringrazio, deputato. Adesso la parola alla deputata Paola Binetti. Prego. Nel comunicare il voto positivo di Alleanza Popolare a questo disegno di legge, vorrei sottolinearne alcuni aspetti che ci sembrano particolarmente interessanti. Il primo è quello che riguarda il fenomeno che da tanto tempo si sta diffondendo con una dimensione che avremmo ritenuto insospettabile, e questo è dovuto non soltanto a una cultura della violenza che in qualche modo è sospesa nell'aria anche attraverso modelli sociali che è facile, con cui è facile che i nostri ragazzi vengano a contatto, ma anche perché la potenza del mezzo rende possibile delle forme di aggressione che erano insospettabili fino a poco tempo fa. Soprattutto ne rende possibile la capillarità, ne rende possibile l'anonimato e quindi rende possibile quella sorta di perdita della dimensione della coscienza personale che orienta molto spesso il senso di responsabilità con cui ognuno di noi fa le sue scelte. Sono due aspetti che ci sembrano particolarmente importanti. Da un lato, insisto, il clima di violenza che è sospeso nell'aria, questo clima quasi di guerriglia che noi riusciamo a catturare proprio attraverso i nuovi modelli che vengono offerti, e dall'altro il fatto che questa sorta di guerriglia diventa possibile proprio attraverso questa dimensione immateriale del web che rende immaginabile quasi una revocabilità di scelte che invece tali non sono, per cui una volta